Nonostante l'incertezza del tempo e la pioggia del mattino, sono stati davvero numerosi i turisti che hanno deciso di trascorrere la Pasquetta in Garfagnana. In molti hanno partecipato alla manifestazione dal titolo Pasquetta tra le nuvole, che ha collegato il centro storico di Castelnuovo alla fortezza di Montalfonso. Nel centro storico negozi aperti, mentre Piazza Umberto ha sfoggiato un nuovo look trasformata in un giardino con l'opportunità di fare solidarietà acquistando piante e fiori. Sì, Baskin è una nuova attività che il CEFA Basket di Castelnuovo ha intrapreso da circa un anno e è una nuova attività che permette di far giocare sia i bambini e i giovani normodotati con i bambini che hanno purtroppo diverse disabilità. La giornata di oggi permette anche di raccogliere tramite l'acquisto dei fiori in Piazza Umberto un piccolo contributo per dar a questi bambini di poter fare attività e di giocare assieme. In alto, tra le nuvole, si fa per dire ovviamente, nella fortezza di Montalfonso è stata celebrata la giornata dell'aria e del volo, con la possibilità di salire in elicottero per apprezzare alcuni scorci della Garfagnana vista dall'alto. Mentre a terra si volava o si tentava di far volare anche dei piccoli aeroplanini, un'attenzione particolare è stata riservata ai giovanissimi, con molte iniziative a loro dedicate. Alla merenda ha provveduto il gruppo degli autieri, per loro l'occasione di raccogliere fondi per completare l'obiettivo dell'acquisto di una nuova e grande cucina da campo. L'elicottero vola, i gonfiabili sono gonfi, gli aeroplani volano, gli autieri stanno facendo il loro dovere. Vorrei ringraziare i numerosi volontari che hanno dato una mano anche in questa edizione, soprattutto quelli che stamani hanno aiutato a scaricare i fiori in Piazza Umberto, che come avrete visto è bellissima, così fiorita.